No, ma sapevamo che andavamo a Vetrana, ed era una partita difficile su un campo particolare, campo intero a battuta. E poi abbiamo perso Ferrandino nel riscaldamento. E questo un po' ci ha fatto cambiare un po' di cose, però tutta la squadra abbia risposto bene, abbiamo giocato tanti ragazzi oggi. La squadra anche dopo l'1-0 loro, insomma, ha cacciato il carattere. Avevo detto ai ragazzi che dovevamo fare gol per cercare di portare la Coppa a Foggia. Ci siamo riusciti, il merito va a tutti perché adesso, dopo i playoff vinti, insomma, portare la Coppa Italia a Foggia è un altro premio, perché qui, insomma, la Coppa Italia di promozione non ha vinta mai nessuno. Noi avevamo già fatto, raggiungendo la finale, già era un grande risultato averla portata, e motivo di orgoglio. Quindi adesso c'è il meritato riposo, perché in queste 2 settimane, insomma, eravamo un po' stanchi, siamo arrivati un po' stanchi a queste 2 finali, però sono contento perché l'abbiamo portata a casa e l'abbiamo meritato anche per il cammino che abbiamo fatto in Coppa, insomma. Adesso, come dicevo, c'è il meritato riposo. Poi, quando la società, spero presto, avrà il piacere, insomma, di incontrarci, si programmerà la prossima stagione. Sono contento perché, insomma, Foggia merita un'altra squadra che, insomma, vada a fare una categoria importante come quella del Ciollenzo.